tutti anche oggi nel mio canale. Oggi vi dimostro come fare questo buonissimo dolce e vi dico subito quello che ci serve. Per la frolla vado a mettere tutto dentro il bimby. Una volta avevo fatto già il video della pasta frolla, però voglio ripetervi gli ingredienti. Allora, 300 g di farina, 1 bustina di lievito per dolci, la scorza di un limone grattugiata, 100 g di burro, 2 uova e 100 g di zucchero. Vado a impastare per 20 secondi alla velocità 5. Ecco pronta la mia pasta frolla, adesso la vado a mettere in una pellicola trasparente e la lascio riposare in frigo almeno un paio d'ore. La crema pasticcera io già ce l'ho pronta, però vi elenco lo stesso gli ingredienti che dovete usare. Mezzo litro di latte, 5 torli d'uovo, 100 g di zucchero, mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia e 50 g di fecola di patate. Procediamo infarinando un piano da lavoro. Imburrate la vostra teglia e mettete da parte. Prendete un pezzo della vostra pasta frolla e mettetelo sul piano da lavoro già precedentemente infarinato. Aiutatevi con un po' di farina e un mattarello per spianare la pasta. Una volta pronta, delicatamente spostatela nella teglia. Togliete i pezzi di pasta che avanzano. Finito questo passaggio, mettete a scaldare il vostro forno a 200 gradi. Adesso prendete la vostra crema pasticcera e iniziate a riempire il vostro dolce. Prendete i vostri pezzetti di pera e disponeteli sulla crema. Finito anche questo passaggio, prendete dei fiocchetti di Nutella e lasciateli cadere sulla torta. Finito anche quest'altro passaggio, mettete da parte la torta e prendete nuovamente un pezzo di pasta frolla. E come prima, aiutandovi con mattarello e farina, spianatene un altro pezzetto. Prendete il pezzo di pasta e nuovamente delicatamente adagiatelo sulla torta. Ecco fatto, coprite il vostro dolce e schiacciate delicatamente nei bordi, tagliando la pasta che avanza. Infornate il vostro dolce nel forno già caldo a 200 gradi, come ho detto prima, per circa 15 minuti. Ci vediamo dopo. Ecco sfornato il mio dolce, un profumo davvero irresistibile. Morbidissimo. Ecco come si presenta al suo interno. Io a voi consiglio di lasciarlo raffreddare prima di tagliarlo e servirlo. Il mio è ancora molto soffice perché è ancora tiepido. Buonissimo. Se
Se anche oggi questa ricetta vi è piaciuta, lasciatemi un bel like. Se non siete iscritti, iscrivetevi per video sempre nuovi e condividete il video con chi volete voi. Dati tutto e di più è tutto e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutti!